Quante volte ti ritrovi ad avere il tuo carosello uno sopra l'altro usando Canva e vuoi trovare il modo di fare un carosello unico e poi un programmino dove poi ti aiuta a dividerlo e farlo alla perfezione per poterlo poi mettere poi su Instagram? Questo nuovo tutorial ti spiego come fare in modo semplice, facile e fare un lavoro professionale a 360 gradi. Per chi non mi conoscesse, prima di tutto iscriviti al mio canale perché ne farò tantissimi altri tutorial. Io sono Giuseppe Pizzalis, sono un digital strategist, creo strategie e strutture digitali per aziende, piccole e medie imprese e in questo mio canale ti spiego anche come realizzare valide creatività con Canva. Parlo di comunicazione, parlo di marketing, parlo di brand, parlo di vendita e advertising. Seguimi. Eccoci qui ragazzi, come vi dicevo nella presentazione iniziale, ci serve tagliare il nostro carosello. Cosa voglio dire in questo? Molte volte il carosello noi lo creiamo con il solito formato di Instagram che è 1080x1080 pixel. Però ora possiamo fare qui su Canva un carosello customizzato. Cosa voglio dirvi con questo? Se noi andiamo sulla parte di crea progetto e andiamo su dimensioni personalizzate, qui possiamo realizzare un carosello lineare e poi dividerlo noi. Il carosello lineare ha le misure di 1080 sempre sul lato, ok? E 7560 pixel per la lunghezza. 1080, sempre pixel, eh? Tac. Ci appare il nostro bel carosello in questa maniera. Ok? Vedete? Ok, ora voi mi direte: ok, come faccio a lavorare io su questo discorso? Capire quali sono le sezioni e tutto il resto? Benissimo, cosa facciamo? In primis, diamogli un colore al nostro carosello. Sarà il nostro carosello. Diamo un bel colore cobalto e buona. Però abbiamo anche da capire tutti gli step, tutte le sezioni, tutte le posizioni dove poi andare a inserire le varie immagini. Cosa facciamo? Andiamo a prendere sui nostri elementi, andiamo su linee e forme, prendiamo il quadrato, lo posizioniamo sull'angolo in alto e con la freccettina in basso del cursore portiamo giù. Vedete, ci sono dei numerini che sono SH? Okay, vedete che stanno crescendo al momento che io faccio ingrandire il quadrato? Ok, questo quadratino lo porto fino in fondo alla base per avere la conferma che sia 1080. E questo è il primo step del nostro carosello. Ok, devo fare le altre sezioni. Benissimo. Cosa faccio? Se non l'avete ancora attivati nelle opzioni, andate su File e inserite mostre, righelle e guide. Io le ho sempre attivate. Cosa faccio? Tiro la mia linea guida e la mia riga e la posiziono sul lato del quadrato che ho appena inserito. Cosa faccio? Prendo il quadrato, lo sposto lateralmente, riprendo un'altra riga, la metto sempre al lato e così via. E continuare. Tac, tac. Prendo un'altra linea, un altro righello e la posiziono. Sposto il mio quadrato, la posiziono sempre al lato perché so che questo quadrato qui sono le misure effettive del carosello che c'è poi sulla da poter dividere perché era un carosello su Instagram. Ok? Tac. Posiziono sempre così. Tac. E l'ultimo viene in sequenza, ok? Questo quadrato posso tranquillamente eliminare. Ora voi mi dite: ma non si vede con questo colore blu? Benissimo, cambiamo, mi metto un colore un po' più chiaro, mettiamo un arancione. Vedete? Vedete tutti questi step? Ok? Vedete? Questi sono tutti gli step e frame che diventeranno poi le slide del vostro carosello. Benissimo. Andiamo a lavorare sul carosello. In base poi a quello che andremo a scrivere e come lo taglieremo col prossimo programma vi faccio vedere. Come voi posizionerete l'immagine, poi il programma la taglierà. Ok? Vedete questa maniera? Ok,
Se io poi andrò a prendere un'immagine, prendiamo questa immagine, la vado a scontornare come tutti i caroselli scontornate, fatte bene, si lavora, si fa un po' di design, un po' di posizione fatta bene. Abbiamo la nostra immagine, se io la posiziono in questa maniera qui, vedremo poi nel mio carosello in sequenza l'immagine che si combacia tra lo slide numero 3 e la slide numero 4. Ok? Andiamo a prendere anche un'altra immagine, prendiamo sempre questa ragazza, scontorniamo questa ragazza. La posizioniamo. Contorna, tac, ingrandiamo tutto per bene la posizione in questa maniera. Come vedete, mi rimarrà tra la slide numero 5 e la slide numero 6. Ma se devo fare più slide, se devi fare più slide, in questo caso molti lo diranno, non ci sono problemi, ricrei sempre o riduplichi questo e con il programma che ti faccio vedere dopo andremo a capire come tagliarle e quelle che non ti interessano più non le lavori all'interno e le butti via. Non è un problema. Di solito un carosello può essere composto da 1 o 2 slide, oppure fino a 10 slide, poi mi fermerei su quel discorso là. Le scritte le puoi inserire dove vuoi, ok? Per farti capire, ti rimarrà sulla prima, ti rimarrà intera su tutto il foglio, e così via, la fai molto più grande, molto più piccola, la metti solo qui. È per farti capire come strutturare un carosello in questa maniera. Ok, con 7 slide e come ora nel prossimo step e nel prossimo video ti farò vedere come tagliarlo e poi utilizzarlo e inserirlo su Instagram e sul tuo profilo potrai creare dei caroselli validi. Quando avrai completato sia la parte grafica, design, testo e tutto il resto, il mio consiglio è quello di prendere, scaricare in PNG, scaricare il tuo lavoro, il tuo carosello e salvarlo sul desktop. Ebbene, qui ci siamo ragazzi con questo step. Ora ci vediamo con il prossimo step. Vieni con me. Ciao ragazzi, ci siamo ancora. Come vedete, qui siamo andati sul programmino che ci aiuterà a dividere gli step del nostro carosello che facciamo esclusivamente con Canva, mi raccomando. Il sito in questione si chiama www.imgonline.com e qui ci siamo. Dove andiamo? Qui ci sono varie, in questo sito ci sono varie opportunità di fare tantissime, tantissime cose, ma noi andremo solamente sulla parte che ci serve, diversi strumenti. Ok? Andremo a selezionare la parte che in questo caso ci interessa, che sarebbe quella di tagliare le immagini in pezzi, ok? Sarebbe la prima. Tac. Cosa succede? Noi bisogna dargli un'impostazione di taglio. Le slide che abbiamo utilizzato in questo caso sono 7, ok? Le parti dell'altezza sono una, perché noi ci serve che ci taglia il nostro carosello. Come è fatto in 7 parti e di lasciare tranquillamente l'altezza che gli abbiamo inserito inizialmente e che troverà. Scegliamo il nostro file che troviamo tranquillamente salvato sul nostro desktop, tac, lo inseriamo, gli diamo l'ok. Lui qui ci ha tagliato tutte le immagini. Tutte le immagini e poi le possiamo tranquillamente prendere e inserire sul nostro desktop, creare una nostra cartella e così via. Scarico l'archivio. Seleziono tutte le immagini che mi ha salvato. Estraggo. E gli dico di mettermele tranquillamente sul desktop. Gli do ok. Chiudo. Abbasso. E come vedete mi ha suddiviso tutte le immagini che
che poi potrò utilizzare e inserire all'interno del mio carosello su Instagram. Spero vi sia piaciuto e interessato. Ragazzi, come avete visto, il tutto non è difficile da realizzare. Difatti, creiamo il nostro bel carosello con Canva. Non abbiamo sempre la solita problematica di vedere se le immagini combaciano facendo il carosello uno sopra l'altro con i vari duplica dei 1080x1080. E poi cosa usiamo? Usiamo un programmino che si chiama IMG Online, che ci aiuta a suddividere i vari, le varie slide che poi andremo ad inserire sul nostro carosello per Instagram. Che dirvi, ragazzi, se questo video vi è piaciuto lasciatemi un like, se non vi torna qualcosa scrivetemi all'interno del qui sotto nei commenti. E che dirvi, l'ultima azione da fare: iscrivetevi al mio canale YouTube. Vi ringrazio tantissimo e ci vediamo nel prossimo tutorial, nel prossimo video. Ciao ragazzi!